Buongiorno amici, anzi buonasera perché sono le 9 di sera. Ho la febbre e tra 2 giorni parto e dobbiamo preparare il beauty per la mia vacanza estiva insieme. Ho già fatto più o meno la valigia tra una tachipirina e l'altra. Qualcuno mi ha menato una seccia potente all'anima vostra. Insomma, che devo fare? Sono piena di macumbe, ma questo non mi fermerà perché io andrò comunque in vacanza. Allora, dobbiamo preparare un bel beauty potente perché in realtà questo beauty servirà per più di 10 giorni. Vi faccio una sorta di recap, aspettate. Devo partire dal 4 all'11 agosto, una settimana in crociera, quindi prepariamo insomma il beauty insieme da mettere in valigia. Poi però appena torno, il giorno dopo, io torno l'11 sera e il 12 mattina parto. Per 5-6 giorni vado alla mia casa al mare con i miei amici per festeggiare il Ferragosto a casa mia. Ho il tempo di disfarlo e rifarlo. Deve essere già bello carico per durare tutti questi giorni. Quindi anche la quantità di prodotto, tipo lo shampoo, non mi porto il campioncino. Mi porto mezzo barattolino di shampoo travasato, così mi può durare per tutti questi giorni. Abbiamo un kit bello professionale che ho presi, mi pare da Primark, non mi ricordo, comunque con tutte le boccettine da riempire e andiamo a riempire con tutte le cose che appunto devo portarmi. Dobbiamo fare il beauty, makeup, skincare e hair care. Devo ammettere che sto facendo questo beauty non nelle migliori delle situazioni, dato che a breve svengo, secondo me. Va bene, andiamo avanti. Siamo a fare il beauty per i capelli, anche qualcosa per il corpo. Mentre nel beauty, quello di Victoria's Secret enorme che utilizzo per ogni viaggio, facciamo makeup e skincare. Vediamo un po' come riusciamo a dividere bene. Prima cosa, porto questa mousse. Che voi direte, ma ti porti questa cosa enorme? Sì, perché quando devo fare un piccolo depilé, ecco, utilizzo solo la mousse in schiuma, altrimenti mi taglio, quindi è obbligatoria. Ovviamente accompagnata da, che in realtà è una cosa per il corpo, però ve l'ho detto, qui dentro io metterei capelli e corpo, da una lametta. Poi mettiamo l'aloe vera, dato che mi scotto in un secondo, l'olio per il corpo, questo qui che ho preso apposta per idratare la pelle post mare. Poi andiamo a mettere lo shampoo, lo porto tutto quanto perché boh, secondo me ci sta, però non porto una maschera intera per i capelli, ma porterò appunto tantissimi campioncini di balsamo e maschere varie di questi qui appunto di Bio Boutique, e in più mi porterò anche questa qui, è un'ampolla di Pantene, che è una sorta di maschera per capelli, e contate che cioè, per 10 giorni ho maschera per capelli a go-go. Shampoo lo condivido più con Sergio perché non se lo porta mai e quindi devo portarlo grande. Poi andiamo di deodorante. Porto il silicone vegetale che appunto è l'olietto per i capelli. Porto ovviamente la mia spazzola che dovrei un po' pulire. Andiamo a levare i capelli. Spazzola e altra spazzola, questa è per fare i capelli tirati. Con anche la cera, ecco. Ci andiamo a mettere anche un mini bagnoschiuma, giusto per, anche se già ho portato quindi non mi servirà a niente, però giusto per. Vorrei anche portarmi il mio profumo, ma ho un milione di profumini, quindi porterò questi qui, ma forse li metto nell'altra borsa, cioè nell'altra bag. E poi ovviamente la protezione solare 50 più per viso e corpo, così non porto 1000 prodotti. Comunque spazzolino nuovo. E ho comprato anche un dentifricio che in realtà sono stata stupida perché ero al supermercato, ho comprato diverse cose, ho detto vabbè, ma compro pure il dentifricio, in realtà potevo prendere il mio da Bio Boutique, non so perché io ne abbia comprato un altro, però vabbè, è nuovo, lo portiamo, ci entra per colpa di questa, quindi questa la mettiamo nella borsa, così ci entra questo. Dicevo, non sono una persona che si porta tutte queste cose naturalmente, però è abbastanza doveroso perché devo stare tanti giorni fuori. Questo non è un beauty per una settimana, è per più e più giorni. Dobbiamo passare alla skincare. Ho comprato tutti questi cosini qui e pensavo appunto di travasare alcuni prodotti, come ad esempio il mio idrolato alla rosa. Per carità, è un prodotto comodissimo, ma non mi serve tutto questo, quindi andiamo a travasare. Portarmi una boccetta enorme, guardate la differenza, non mi sembra il caso. Cosa qui dentro? Vado ad aggiungere tutti gli accessorietti che possono risultarmi utili, come elastici per capelli, che sono delle cose piccoline, quindi comode da mettere qui. Clip, quelli lì per i capelli. Ecco alcune clip, le mettiamo qui per quando mi trucco. Qui poi ci vanno le forbicine. E le pinzette. Iniziamo dagli step della skincare. Mousse detergente. Questa non scappa da nessuna parte, si deve portare così com'è. Lo so. Poi abbiamo tonico. Ah, una cosa importante è lo struccante. Lo struccante noi andiamo ad utilizzare questo qui, perché
Però questo mi sembra un po' piccolo da portare, me ne serve uno più grosso secondo me. Comunque sto registrando questo video proprio come se fossi in videochiamata con un'amica, quindi struccata, con i brufoletti, con la febbre. Ah, ho deciso di travasare delle cose perché veramente stavo portando troppa roba in quantità troppo elevate. Allora, ho messo l'olio struccante in questo qui, cioè alla fine è tanto, io immaginavo fosse poco, in realtà no. Ho messo l'olio struccante qui dentro e, come abbiamo detto, idrolata la rosa qui. Ho eliminato la super mega confezione di shampoo e l'ho travasato qui dentro, e comunque c'è una bella quantità, quindi ci siamo levati questo boccettone dalle scatole. Adesso vado a mettere ecofermentato attivatore e niacinamide zinco, che sono i sieretti che utilizzo per il viso. Vado a mettere la mia crema idratante, questa qui, Yalu, che amo, che trovate da Bio Boutique. Il contorno occhi vado ad inserire sempre della linea Yalu con anche il lip balm abbinato. Devo dire che c'è ancora tanto spazio. Vado ad inserire il mio siero per le ciglia e la miriade di profumini. Ad aggiungere una maschera per il viso all'aloe, un idratante e dei patch contorno occhi, che magari non utilizzerò mai, però sempre meglio averli. Dobbiamo passare al make-up. Per il make-up dobbiamo spostarci appunto nella mia postazione trucco e iniziamo il primer. Vado ad aggiungere questo qui che è l'Elf Low Glow, giusto per, ma potrei anche saltare questo step in realtà. Poi correttori, vado ad aggiungere questo qui di Puro Bio nella colorazione 05 e vado ad aggiungere anche il Maybelline Anti-Age. Caso mi venissero più brufoli, vado ad aggiungere anche il fondotinta correttore di MAC, che tra l'altro sta qui. Quindi la nostra base è fatta. Vorrei portarmi lo stick di Makeup by Maro, il problema è che è rotto da giorni e giorni e non lo riesco più ad aggiustare. Vorrei tanto che riuscisse a fare il mio fidanzato, che lo sa sempre risistemare, ma io vi giuro, cioè sono tipo 2 mesi che è così e non lo riesco più ad aggiustare. Porterò questo qui di Shilem, che in realtà è un po' chiaro come colore, però è comunque ho sostituito al posto di Rose Ritual, ho messo questo qui di Shilem perché è un po' più scuro e spero di abbronzarmi di più rispetto a come sono adesso, che sto perdendo un po' l'abbronzatura. Vado ad aggiungere la cipria. Come cipria ultimamente o mixavo queste due, ma non è il caso di portarmi questi due panettoni appresso, però semplicemente questa qui che è effetto freddo di Shilem, che mi piace molto. Ovviamente Beauty Blender, che vado a mettere in questo cosettino. Dovrei anche pulirla in realtà sta Beauty Blender, però vabbè. Allora, registrare questo video sta diventando un parto trigemellare perché si riempie il telefono ogni 2 secondi e la mia videocamera è sempre da aggiustare in tutto ciò. Comunque ho aggiunto i pennelli e appunto il set di bronzer e blush di NARS e un illuminante giusto per, dato che siamo in estate. C'è anche un pennello ovviamente per stendere questo illuminante, che sto mettendo nella parte della skin care i pennelli perché altrimenti non entrano tutti da una parte. Eyeliner, metto questo di NYX, andiamo con la matita marrone, questa qui di Puro Bio, che è la mia preferita, e dopodiché andiamo con il gel per le sopracciglia. Io andrei con questo qui trasparente oppure questo qui di Shiglam, che sto provando nell'ultimo periodo, che è colorato, quindi in realtà facciamo una sorta di 2 in 1. Ma vabbè, dai, andiamo con questo qui di Shiglam, così lo testo ancora di più. Andiamo col mascara, questo qui col Me Queen e Size Up. Ombretti, aiuto. Allora, pennellini per gli occhi e palettina, che in realtà io non trucco tipo mai gli occhi quando vado in vacanza, però che fai, te ne privi? No. Ok, sto portando troppa roba, me lo sto dicendo da sola. Ora direi di portare la mia preferita, che è matita 808 Kylie, 808 Kylie e assolutamente la matita di Puro Bio che devi cercare. Ok, prima di partire le andiamo a temperare entrambe per sicurezza. Ok, tutte e due ben temperate, portiamo anche il temperino però. Le ho temperate. Vado a portare anche questo rossetto rosso fatto così di MAC e vado a portare anche ovviamente qualcosa di glossato. Poi Shiglam mi ha inviato tutti questi gloss, ma ce n'è uno, ecco, in particolare che volevo portarmi, che è Pink Flamingo, che mi è piaciuto molto, di questo rosato qui, e lo porto con me. E anche il beauty makeup l'abbiamo fatto, l'unica cosa che manca è lo spray fissante. Porto questo qui, dato che ce n'è poco, così lo finisco. E direi che abbiamo portato tutto. Mi sono portato tutto alla casa, più di questo mi devo portare. Però veramente, cioè io penso di aver portato tutto il necessario per 10 giorni. E uno di questo non sapevo portare, mi dispiace. Ora devo fare solo il beauty delle medicine, con appunto medicina dove sono guaiata, e portare anche ad esempio il disinfettante per il piercing, il gentale in beta sempre per il piercing, nel caso dovesse venirmi un'infezione eccetera, dato che con questi piercing l'infezione è sempre dietro l'angolo. Ma devo dire che
con i beauty ci siamo, ho fatto un ottimo lavoro, sono molto molto felice. Ok, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, mi avete chiesto in tantissimi di preparare i beauty per la vacanza con voi, sento anche molto molto meglio, piano piano mi riprenderò, adesso per prendermi un'altra medicina in modo tale che non mi salga la febbre stasera. Grazie per aver visto questo video, scusate per il casino ma questo video è fatto molto in amicizia tra di noi, anche perché dopo domani parto, quindi devo montarlo super velocemente, non è proprio dopo domani dato che è un giorno e mezzo quasi. Mando un bacio enorme, vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i social che trovate giù nell'info box e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Alla prossima, ciao!